Bene, parleremo in questo capitolo di un gruppo molto particolare di agate che si chiamano agate di fuoco. Queste agate sono caratterizzate da avere una struttura mammellonare con un fuoco, appunto, cioè un'iridescenza di colori brillanti che vanno dal giallo al blu, diciamo tutti i colori dell'iride, anche se in genere lo spettro completo è raro in un solo campione. E questa iridescenza si trova su uno strato di ghetite, matite ghetite, con aspetto metallico che sta intercalato all'interno di un calcedonio. Come in molti casi si tratta di un calcedonio e non di un'agata, anche se viene chiamata un'agata, quindi non è un'agata bandata, e sono in genere delle concrezioni piuttosto brutte di calcedonio botulidale misto a quarzo, tipiche concrezioni di calcedonio, che però hanno sempre uno o due livelli di questa iridescenza all'interno. Questa è un'agata di Deer Creek in Arizona, che è uno dei giacimenti più conosciuti. La maggior parte dei giacimenti si trovano fra l'Arizona e il Messico. Ecco, l'iridescenza avviene per interferenza della luce su una pellicola fine. Quindi abbiamo un materiale opaco, che in questo caso è il livello di goethite, un materiale trasparente che è, in questo caso è il calcedonio, ma diciamo che l'interferenza avviene già sulla goethite. Infatti, questo qui per esempio è un film di ossido di ferro che galleggia in una soluzione ricca in ferro. Infatti il ferro in soluzione nell'acqua è ferro ferroso, cioè FeO, e nella parte superficiale a contatto con l'ossigeno si trasforma in ferro ferrico, che è Fe2O3, che ha più ossigeno. Questa pellicola di Fe2O3 può creare dei minerali idrati che galleggiano e creano appunto questa pellicola fine che può essere abbastanza trasparente da creare questo effetto. Quindi la luce bianca solare si scompone sui due livelli della pellicola, il superiore e l'inferiore, e riflettono. Questi due raggi che sono sfasati fanno un'interferenza e creano l'iridescenza. Quindi questa iridescenza avviene abbastanza comunemente in molti materiali che hanno patina sottile, come gli oli, la benzina e altri materiali oleosi che hanno una tensione superficiale molto alta. Se vengono a galleggiare su dell'acqua, creano una pellicola che crea interferenza. Però è tipico del ferro ferrico idrato. Quindi qui abbiamo i due minerali che danno tipicamente questo tipo di iridescenza, che sono la goethite. Questa è una goethite di Rio Tinto in Spagna, vediamo che è botroidale, come quella dell'agata di fuoco, e ha in superficie queste iridescenze. Come vedete, l'iridescenza non è quasi mai lo spettro completo, per cui ci sono dei campioni che vanno dal blu al verde e altri che vanno in genere dal giallo al rosso. Più raramente. Ma siamo già dei campioni un po' speciali, si ha tutto lo spettro completo. Questa è invece una goethite iridescente dell'Elba, in Italia. Ecco, un altro minerale iridescente è l'ematite, che è sempre ferroferrico, ma non idrato. Questa è la famosa rainbow ematite, che viene dal Brasile, da una miniera di ferro, dove si trovano queste scaglie di ematite massive, microcristalline, molto brillanti, usate in alcuni casi usate in gioielleria. Questa è ancora ematite dell'Elba e anche in questo caso vediamo che una patina iridescente sopra l'ematite, che è probabilmente dovuta a una patina di idrossidi di ferro ferrico. Quindi torniamo all'agata di fuoco. L'agata di fuoco si presenta così in grezzo, cioè una concrezione generalmente abbastanza brutta. Questo è un campione dei più belli che ho mai visto. Una concrezione di calcedonio con le sue croste di quarzo e un livello che è questo scuro che passa sotto, che è botroidale con una patina di goethite. E questo è un campione semilavorato, diciamo un campione così da collezione, che mantiene il nodulo perché qui è un nodulo abbastanza bellino e capita spesso che la porzione
di agata di fuoco, appunto con i botroidi iridescenti, si trova sulla cima di una struttura allungata, tipica botroide allungato del calcedonio. Questo è una pietra lavorata e vediamo che la lavorazione si fa come, diciamo, come gli opali, in freeform, seguendo le pieghe di questo strato di calcedonio iridescente, per cui in genere si fanno delle pietre con forma libera e con andatura della superficie, anche quella libera, perché deve seguire lo strato. E lo strato di calcedonio deve essere eliminato quasi completamente, perché se no la lucentezza dell'iridescenza non è evidente. Ecco, vediamo che una pietra ben lavorata, da un punto di vista gemologico, è di una bellezza incomparabile e può essere, diciamo, paragonata anche come valore a certi opali. Queste sono altre pietre di una certa consistenza, queste sono pietre non molto grandi, però vediamo che il valore dipende da quando c'è un'associazione complessa di colori. Questo è una specie di occhio, un'altra bella pietra, ancora una pietra molto bella. E vediamo, non sono rare le saggianite, dei piccoli cristallini di qualche minerale che è stato poi ricoperto di vietite e poi di nuovo di calcedonio. Questa è una bellissima superficie, molto simile a quella della Getite di Tarsis in Spagna, però anche in questo caso tutto sta all'interno del calcedonio. Alcune pietre dove si è valorizzato l'occhietto, che è uno del tipo di taglio più apprezzato. Ecco, i giacimenti sono numerosi, ma si trovano tutti in un'area abbastanza piccola. Cominciamo con i classici, questo è Willy Well, nel punto, delle parti più meridionali della California, al confine con l'Arizona, e qui venne scoperto l'opale di fuoco negli anni 40, subito dopo la guerra, e ancora oggi c'è ancora una miniera che produce agata di una certa qualità, e spesso di grandi dimensioni. E si può ancora entrare a scavare a pagamento. E da questa località vediamo che si può trovare una gran varietà di minerali del gruppo della silice microcristallina, del quarzo, dell'opale. Vediamo che le agate riempiono dei Thunder Egg, e quindi c'è stata una formazione di Thunder Egg che per dissoluzione ha dato queste cavità tipo geodi. Questa è una cosa che si ripete spesso, e poi ancora queste concrezioni riempiono delle fratture. Quindi c'è una certa varietà, però è chiaro che la roccia madre è un tuffo, perché ci sono i Thunder Egg, e che c'è stata una certa dissoluzione che ha sciolto sia il diaspro dei Thunder Egg, sia ha aperto e ha creato gli spazi per la deposizione delle concrezioni nelle fratture. E questa è una tipica concrezione tipo fiori di calcedonio. Ecco, un'altra miniera di vecchia data è una miniera vicino a Kingman, nel nord-ovest dell'Arizona, miniera dove ci sono ancora 5 concessioni, e vediamo qui il proprietario della miniera, molto orgoglioso con una delle sue pietre. Questa l'ambiente della località, tutti i giacimenti di agate fra il deserto del Sonora e il Chihuahua sono in ambienti di questo tipo. E anche qui vediamo che le concrezioni di calcedonio sono così mammellonari, brutte, molto convolute, miste a quarzo e in genere come riempimenti di cavità, piccole cavità o fessure, ancora in un tuffo. Qui in genere il calcedonio è abbastanza chiaro e limpido rispetto ad altri giacimenti. Un famoso giacimento, soprattutto perché stava al lato vicino a Phoenix, è Saddle Mountain, a pochi chilometri da Phoenix. Tuttora è una zona popolare di rock hunting per andare a cercare
rovistare pietre per terra a pochi chilometri da Phoenix. Ecco, questo è il famoso più importante delle agate di fuoco, perlomeno storicamente. Oggi probabilmente la maggior parte della produzione, la maggior importanza è l'Aguascaliente del Messico, però ancora questo giacimento è attivo e c'è una produzione piuttosto abbondante di agate di fuoco di grandissima qualità. Questo è un nodulo, vediamo che c'è una struttura a concrezione e riempimento di una cavità. E qui un campione semilavorato con una finestra per mettere in luce la parte buona, poi il tagliatore deciderà se farne una gemma o un campione. Ecco, questo giacimento di Deer Creek è probabilmente quel giacimento che ha dato i campioni più belli in assoluto. Anche perché i tagliatori americani lavorano i grezzi con una certa perizia e sono abituati a valorizzare molto i grezzi cercando di fare un carving, cioè di andare a scavare scavare tutto il calcedonio possibile senza fare una superficie superiore piatta, ma andando a creare una forma mammellonare della gemma. Mentre i campioni messicani vengono lavorati in maniera molto rapida e speditiva, per cui più delle volte hanno una superficie piatta e quindi il riflesso si vede bene a zone, in altre meno. Molto famoso di questa località è questo pattern così tipo opale brecciata, ed è un pattern da crack di dissecamento, evidentemente della pellicola di Ugatite, e anche qui sono presenti le saggeniti. Altri campioni, alcuni anche di grandi dimensioni, con una struttura mammellonare veramente spettacolare. Ecco, non lontano da Deer Creek si trova un altro ricco giacimento che però si trova all'interno di una riserva indiana, Pash, quindi il suo sfruttamento è riservato ai nativi e non sono permessi macchinari pesanti. Per di più, questo deposito si trova in una roccia molto dura e quindi la produzione di questo deposito è molto limitata. Tuttavia, Slaughter Mountain ha delle agate di fuoco della stessa qualità di Deer Creek, scusate, quindi le agate che si possono estrarre dai grezzi di questa zona sono veramente di altissima qualità. Ecco, qui vediamo un campione di un grezzo, e come è tipico, la parte superiore ha una crosta abbondante bianca con un quarzo abbondante, mentre il calcedonio con l'agatite mammellonare si trova sotto. In questo campione vediamo che i livelli di agatite sono addirittura due. Ecco, alcuni altri campioni, sempre di questa località, fanno capire che la forma di queste concrezioni è molto complessa, molto disturbata, non c'è una logica, dipende un po' dalla forma e dal tipo di crescita della cavità. Ecco, l'Aguascaliente è uno stato messicano piccolo a nord di Città del Messico, quindi abbastanza lontano dall'Arizona, dove c'è una grande quantità di concessioni di giacimenti in un'area relativamente piccola e che sta dando negli ultimi anni da lavorare a tutto il paese. Questa zona è stata scoperta negli anni 60, ma fino alla fine degli anni 70 non c'è stato un inizio di produzione importante. Oggi rappresenta il 90% delle agate commerciali in circolazione, agate di fuoco in circolazione. In genere vengono tagliate da laboratori artigianali locali e vengono tagliate a tavoletta, non a carving, per cui è abbastanza raro che la pietra abbia una lucentezza molto, molto brillante. Più delle volte i messicani lavorano un semilavorato che poi viene comprato per dargli un ulteriore tocco di lavorazione con procedure un po' più lente, un po' più con perdita di tempo, ma per produrre delle pietre di maggiore qualità. Anche qui vediamo dei grezzi molto simili a quelli degli altri giacimenti che abbiamo già visto,
qui vediamo il calcedonio botroidale con il livello di goethite e vediamo che qui è una sezione, vediamo il livello di goethite si trova qui all'interno di un'agata più o meno fibrosa, il calcedonio è bandato e questo è il campione tipico che vendono i messicani che è semilavorato, cioè si fa, fanno una finestra e poi ognuno ci fa quello che vuole. Ecco. Abbiamo riassunto tutte le località che abbiamo trovato nel Mindat in letteratura, quelle miniere del Calviglio che sono tutte insieme nello stato di Aguascalientes, poi ci sono quelle del Chihuahua, San Luis de Potosí che è una località non lontana da Aguascalientes, poi ci sono tutte quelle dell'Arizona, quelle che abbiamo visto del Willy Well. Della California che sta al confine dell'Arizona e due o tre località in New Mexico sempre al confine con l'Arizona. Quindi se le mettiamo in una mappa, le località, le principali località americane si stanno in quest'area. Vediamo che sono più o meno una zona abbastanza continua di località molto, molto fitte. Se poi ci aggiungiamo le località messicane, vediamo che quelle del Chihuahua potrebbero far parte del gruppo di queste qui, poi c'è queste dell'Aguascalientes e del San Luis de Potosí che si trovano più a sud. Ad ogni modo, anche se sembrano lontane a livello mondiale, è molto curioso rendersi conto che le località sono tutte qua. Allora, questo è molto strano soprattutto perché le località non sono poche, non è un giacimento, ma sono centinaia di vene, centinaia di piccoli depositi raggruppati in 20-30 località importanti. Quindi la spiegazione di questa localizzazione così curiosa delle agate di fuoco mi dà da pensare. Perché si trovano in un'area così ristretta in tutto il mondo? Le ragioni sono due. O si trovano in quella zona per qualche ragione, o le ragioni sono che non sono ancora state trovate fuori da quella zona perché i grezzi sono così brutti, di brutto aspetto, difficili da capire e ci vuole un americano o un messicano per capire che quel grezzo può essere tagliato in una pietra di valore. Questo è possibile perché effettivamente le concrezioni sono decisamente brutte e vengono tagliate tutte da tagliatori nordamericani o centroamericani e la maggior parte del materiale viene commercializzato negli Stati Uniti. Però è anche vero che americani che fanno prospezioni in giro per il mondo ce ne tanti e è molto strano che non si siano ancora trovati giacimenti simili, anche perché concrezioni di calcedonio ci sono in tutto il mondo. Se optiamo perché ci sia una ragione concreta, la geologia non può spiegare una localizzazione così esatta di un alto numero di giacimenti con caratteri così omogenei. Le agate di fuoco di tutti i giacimenti hanno una costanza di caratteri incredibile. Quindi non è un giacimento, ma è un insieme importante, grande, di giacimenti molto simili. Quindi sia le caratteristiche geologiche che quelle delle agate sono molto uguali, da un punto di vista geologico questo non ha senso. Non c'è nessun carattere che abbia l'Arizona e che non ha, non potrebbe avere non so, il Brasile o il Queensland. Allora la spiegazione deve essere di origine organica. Quindi questo io la lancio lì come un'ipotesi, però possiamo, questo potrebbe indicare che c'è un ferrobatterio che potrebbe essere, diciamo, confinato nel suo areale di distribuzione. Questo ferrobatterio è un ferrobatterio di questi deserti, per cui in altre zone non c'è questa contaminazione batterica delle falde e per cui non c'è questa produzione di goethite. L'associazione fra il ferroferrico e i ferrobatteri è un classico, è stata dimostrata in molte occasioni. Abbiamo visto anche che in certi diaspri, i diaspri stratificati con dune, hanno con molta probabilità una spiegazione per ferri batteri. Quindi la presenza di un
un batterio che mi modifichi in qualche maniera la cristallizzazione di un tipo di calcedonio non è per niente qualcosa di strano. Quindi diciamo che non abbiamo le prove, si potrebbe studiare più approfonditamente, perché che io sappia non ci sono dei depositi recenti su cui poter analizzare le strutture batteriologiche, però come in tutti questi materiali che abbiamo analizzato, l'analisi delle strutture e dei giacimenti ci fa pensare che una influenza batteriana alla formazione dell'agate di fuoco sia molto probabile.